Note di Blanco e palloncini per l'addio ad Alessandro il giorno del dolore a Gragnano, nel napoletano, per l'ultimo saluto al tredicenne che si sarebbe ucciso perché vittima dei bulli, negozi chiusi e lutto cittadino, il monito del vescovo Alfano ai giovani: non alimentate sentimenti negativi. Salerno, un colpo di sonno per la tragedia sulla 2 nell'incidente stradale. Ha perso la vita il commerciante 68enne Alfonso Di Costanzo, era di Cervinara ma abitava a Montesarchio, al volante di un furgoncino di frutta e verdura stava percorrendo la 2 del Mediterraneo in direzione sud. Ponticelli, protesta, no alla chiusura di Remida, il centro di riuso creativo destinatario di un avviso di sfratto. Questa mattina il presidio di associazioni, consiglieri e volontari, il comune rinvia il provvedimento ma il quartiere chiede di trovare una soluzione. Caro Bollette, De Luca, pronto un piano di aiuti ad Avellino per inaugurare l'autostazione dell'AIR. Il governatore annuncia gli interventi della regione per sostenere famiglie e imprese. Polemica con il sindaco che attacca, è qui per passerelle elettorali. Voto, Cucchi e Franceschini all'attacco della destra, si accende lo scontro elettorale a Napoli, la candidata di Verdi e Sinistra Italiana boccia la Meloni, dà brividi le sue idee sul carcere e il ministro che visita Rione Sanità condivide l'allarme di Letta. Asia, parte da Benevento il piano controlli caldaie, un tavolo tecnico per condividere le azioni che saranno messe in campo in vista del servizio di controllo degli impianti di riscaldamento. L'amministratore Madaro, così speriamo di calmierare i prezzi, norme ferme dal 2000. Nei nostri titoli avete ascoltato le principali notizie di oggi. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura, il funerale del giovane Alessandro, un lungo applauso, le note di Blanco e palloncini bianchi per l'ultimo saluto al tredicenne morto a Gragnano. Si indaga per istigazione al suicidio. Il monito del vescovo Alfano ai giovani dice: non alimentate sentimenti negativi. Un lungo applauso, le lacrime e un silenzio assordante hanno accompagnato la bara bianca di Alessandro, il tredicenne morto in tragiche circostanze a Gragnano lo scorso giovedì. Oggi i funerali in una città a lutto di una comunità che si è stretta intorno ai familiari. Serrande abbassate, uffici pubblici chiusi per l'ultimo addio ad Alessandro, morto dopo un volo dal balcone dell'appartamento al quarto piano di una palazzina in cui abitava. L'ipotesi è che il suo sia stato un suicidio, dopo che il ragazzo sarebbe stato vessato da un branco di 4 minorenni e 2 maggiorenni. Non si sarebbe trattato di un incidente domestico, come era sembrato in un primo momento. Oggi intanto, nel chiostro di Sant'Agostino, alle spalle della chiesa di San Leone II, Don Paolo Anastasio e il vescovo Monsignor Francesco Alfano hanno celebrato i funerali. Guai a voi che ora ridete perché poi piangerete, non è una minaccia di Dio, ma la realtà se alimentiamo sentimenti negativi, ha detto dall'altare il Monsignore, invitando i giovani a riflettere sul valore della vita. Accanto all'altare numerosi fasci di fiori bianchi e il gonfalone del comune. I palloncini bianchi sono stati fatti volare mentre risuonavano le note delle canzoni preferite di Alessandro, Nostalgia e Finché non mi seppelliranno di Blanco. Intanto tutti gli elementi raccolti finora dai carabinieri, coordinati dalle procure dei minorenni di Napoli e Torre Annunziata, stanno cercando di fare luce sull'accaduto e farebbero propendere gli inquirenti verso l'ipotesi di istigazione al suicidio, per cui sono indagati 6 ragazzi. E intanto in serata si è appreso che è stata interrogata la fidanzatina di Alessandro. Le indagini sono delicate anche perché coinvolgono 4 minorenni e 2 maggiorenni. Alla ragazzina gli inquirenti hanno chiesto se Alessandro le avesse raccontato delle vessazioni che stava subendo da qualche mese, delle paure che aveva e se avesse intenzioni autolesionistiche. I messaggi che il branco di bulli ha inviato ad Alessandro sono in parte stati recuperati dagli investigatori sul cellulare e dal computer della vittima. Suicidati, gli hanno scritto più volte.
È stato molto probabilmente un colpo di sonno a provocare l'incidente stradale nel quale ha perso la vita il commerciante 68enne Alfonso Di Costanzo. Originario di Cervinara ma residente a Montesarchio, era alla guida di un furgoncino contenente frutta e verdura e stava percorrendo la 2 del Mediterraneo in direzione sud. All'altezza dello svincolo di Campagna ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo prima contro il guardrail, poi si è ribaltato sulla carreggiata. Non ci sono altre vetture coinvolte nel sinistro, come hanno accertato le indagini sull'incidente della polizia stradale di Eboli. Per il 68enne rimasto intrappolato a lungo tra le lamiere non c'è stato nulla da fare. La salma è stata liberata e riconsegnata alla famiglia per i funerali. Ponticelli dice no alla chiusura di Remida, il centro di riuso creativo destinatario di un avviso di sfratto. Questa mattina il presidio di associazioni, consiglieri e volontari. Sentiamo. Era prevista la riconsegna delle chiavi della struttura, che avrebbe tolto un altro punto di riferimento ad un quartiere che ne ha già pochi. La mobilitazione di residenti, consiglieri municipali e volontari ha però scongiurato, almeno per il momento, la chiusura del centro di riuso creativo Remida di Ponticelli. Remida Napoli, che fa parte della rete internazionale dei centri di riuso creativo dei materiali di scarto che afferisce a Reggio Cildren e conta ben 11 centri nel mondo, ha ricevuto una diffida di sfratto dal Comune di Napoli. Remida, attraverso i materiali di scarto aziendali ed artigianali, offre un nuovo modo di vedere il mondo. È impensabile che in una città come Napoli, un centro che nelle altre parti del mondo viene posto come un fiore all'occhiello, adesso debba chiudere e debba essere sfrattato. Il Comune di Napoli ha formalmente comunicato il rinvio del sopralluogo propedeutico allo sgombero. I promotori dell'iniziativa da anni attendono l'occasione per trovare una soluzione definitiva alla vertenza. Quello che chiediamo è quello che non riusciamo a ottenere da ormai più di 10 anni, un confronto che dia chiarezza alla nostra situazione e alla nostra richiesta di regolarizzazione. Noi non ci siamo mai nascoste e quindi vogliamo un tavolo di confronto col sindaco e gli assessori competenti per definire questa situazione. I dati Covid è in calo in Campania, il tasso di positività che tocca l'11,9%, 12.883 i test effettuati, 1.539 i positivi, ieri il tasso era del 14,68%. Due i morti nelle ultime ore, nelle ultime 48 ore, più altri 4 in precedenza, ma registrati solo ieri. In aumento le persone ricoverate in intensiva, si passa da 8 ad 11, mentre calano 270 i malati in reparti ordinari rispetto ai 271 di ieri. La Regione varerà un piano di aiuti per famiglie e imprese per fronteggiare rincari e caro bollette. Come al solito ci muoviamo prima del governo, importanti novità anche per i ristori dell'acqua dalla Puglia, dice il governatore. La Regione Campania lancerà un piano di aiuti per le famiglie e le imprese per far fronte all'aumento dei costi dell'energia, luce e gas. Ad annunciarlo il presidente De Luca questa mattina nel corso dell'inaugurazione dell'autostazione di Avellino. 2 anni fa, ha ricordato, la Campania è stata l'unica regione in Italia a varare un piano di sostegno socio-economico per far fronte al Covid. Adesso faremo qualcosa di simile. Cercheremo di dare un buono alle famiglie che non ce la fanno per gli asili nido, per l'attività sportiva. Cercheremo di bloccare l'aumento delle tariffe idriche su tutta la regione Campania. Daremo una mano alle imprese, cercheremo di coprire nella misura del 30-35% l'aumento delle bollette energetiche. Faremo uno sforzo enorme anticipando come sempre le misure che dovrà prendere il governo nazionale. Ma stiamo cercando oggi di fare un'altra battaglia per avere immediatamente i fondi, 22 miliardi di euro, bloccati a livello nazionale e destinati al sud. Li hanno bloccati perché qualcuno pensa che dopo il 25 settembre questi soldi li manda al nord anziché al sud. Non solo, Palazzo Santa Lucia ha firmato un accordo con la Regione Puglia per il riequilibrio dell'acqua proveniente dall'Irpinia. Per la prima volta dopo decenni avremo un risarcimento anche economico che riverseremo in larga misura sui comuni interessati, quindi stiamo affrontando decisamente i problemi che riguardano il piano idrico della Regione Campania, dobbiamo diventare assolutamente autonomi. Il
caro energia ha portato il governo a varare il piano risparmi, diversi consigli per i cittadini che ad 8 channel dicono ci proveremo. Intanto il presidente di Unioncamere Prete chiarisce andava seguita la strada delle rinnovabili. Il governo ha varato il piano risparmi per far fronte al caro energia, termostato a 21 gradi, meno docce, limitare l'uso degli elettrodomestici. Ma per il presidente di Unioncamere, Prete, ospite della trasmissione di 8 Channel Punto di Vista condotta dal direttore Pierluigi Melillo, paghiamo lo scotto di non esserci resi indipendenti per il fabbisogno energetico, ostacolando lo sviluppo delle rinnovabili. Abbiamo avuto grandi incertezze sotto l'aspetto delle energie rinnovabili, dove i problemi di ostacolo dei territori e di autorizzazione e quindi di burocrazia hanno impedito di avere quell'ulteriore incremento di produzione energetica da rinnovabili di cui avremmo bisogno. Un concetto condiviso dai cittadini campani. Perché i nostri politici non hanno messo obbligatorio sulle costruzioni dei palazzi, delle fabbriche, l'installazione di pannelli solari, l'eolico? Dovremmo puntare almeno a livello familiare più sulle rinnovabili. E sui consigli per risparmiare energia, ecco cosa dicono le persone. Effettivamente ci dobbiamo adeguare. Così su due piedi. Non mi sembra per niente una buona idea. Ieri leggevo che bisogna fare il bidet con l'acqua della pasta. Se arriviamo così siamo oltre la frutta. Le docce, andando incontro all'inverno, qualcosa possiamo forse risparmiare. Sul risparmio energetico a livello pure di riscaldamento è un poco più difficile. Secondo me limitare in modo così drastico potrebbe forse darci un po' più di consapevolezza. Sud e diritti, sui grandi temi la campagna elettorale non decolla. Da Napoli Ilaria Cucchi attacca la Meloni: quando la sento parlare di carcere ed extracomunitari rabbrividisco. E dal rione sanità Franceschini rilancia: è in pericolo la democrazia. Sentiamo. Man mano che si avvicina il 25 settembre si va sempre più polarizzando lo scontro elettorale. È stato il segretario del PD Enrico Letta a parlare di rischio e stravolgimento per la democrazia in caso di vittoria del centrodestra. Un attacco diretto alla Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ma anche a Salvini e Berlusconi, che il ministro Franceschini ha subito rilanciato da Napoli in occasione della sua visita al Rione Sanità. Sono molto preoccupato da una destra approssimativa che altera gli equilibri internazionali del paese, ha detto Franceschini. Un conto è slogan, altro è governare in una fase complicata e difficile come questa. E sempre a Napoli è arrivata Ilaria Cucchi, sorella del giovane Stefano che fu ucciso con un pestaggio in carcere nel 2009. Candidata al Senato per l'Alleanza Verdi Sinistra, ha detto: rabbrividisco quando sento la Meloni parlare delle carceri. È una battaglia di civiltà, è risvegliare le coscienze, perché io mi rendo conto che sentiamo parlare di tutto fuorché di diritti. E per diritti non intendo, cioè diritti non è una parola che rimane lì appesa, i diritti sono in ogni campo, in ogni ambito. Io mi rendo conto che se non rimettiamo l'uomo al centro di tutto ci possono fare mille promesse, ma nulla potrà mai essere cambiato. Noi siamo la soluzione, perché noi siamo quelli vicino alla gente, noi siamo quelli che si battono per ciò in cui credono, noi siamo quelli che non si arrendono. Intanto il sindaco Manfredi è tornato sul tema delle alleanze. Se si fosse applicato il modello Napoli all'Alleanza Nazionale per le Politiche, questo avrebbe determinato una maggiore competitività, ha dichiarato il primo cittadino, eletto proprio grazie all'alleanza tra PD e 5 Stelle, che oggi arrivano invece divisi alle elezioni. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per piogge temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo, valido dalle 9 alle 21 di domani, giovedì 8 settembre, sulle zone 1 e 2 della Campania, Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese. I temporali potranno essere improvvisi, forti e localizzati. I fenomeni sono infatti caratterizzati da rapidità di evoluzione e incertezza previsionale. Per questo potrebbero determinare grandinate, fulmini, danni alle coperture, caduta di rami o alberi ed essere accompagnati da raffiche di vento. Vigili del fuoco in piazza a Napoli per chiedere maggiori tutele ed il potenziamento degli organici. UIL e UILPA in coro, situazione insostenibile, mancano 5.000 unità a livello nazionale.
Vigili del fuoco in piazza Napoli per denunciare il ridimensionamento degli organici, il blocco del turnover e la chiusura di alcune sedi di servizio. Una situazione definita insostenibile dai rappresentanti di Will e Wilpa Campania, che hanno promosso la mobilitazione. Oggi nel Corpo Nazionale mancano ben 5.000 unità nelle piante organiche. C'è un problema, diciamo, di turnover, di modificare la norma, diciamo, sul turnover. Abbiamo arretrati del contratto dal 2019 che non sono ancora arrivati. Vi è un problema di organici e non viene garantita la sicurezza di questi lavoratori, soprattutto per avere degli organici in grado di contrastare fenomeni che sono sempre più frequenti. Quindi noi vogliamo tutelare lavoratrici e anche dare una prospettiva contrattuale a questi lavoratori, e questo che chiediamo al Dipartimento e al Ministero degli Interni, perché vanno date risposte. I sindacati inoltre hanno denunciato la mancanza dei dispositivi di protezione individuale e l'assenza di tutele in merito alle malattie professionali dei vigili del fuoco. Chi dovrebbe poi comprenderlo che patologie così serie le prendiamo perché facciamo questo tipo di lavoro, perché salviamo cittadini, praticamente non le prende in considerazione e non ci vengono riconosciuti nemmeno dipendenti da causa di servizio. E questa è una cosa che uno Stato, un paese civile non può permettersi, insomma. Noi siamo veramente dei martiri che silenti, perché noi soffriamo in silenzio. Un tavolo tecnico per condividere le azioni che saranno messe in campo per avviare il servizio di controllo delle caldaie a Benevento. Lo ha istituito l'ASIA, che dovrà avviare le ispezioni. L'amministratore Madaro dice: così speriamo di calmierare i prezzi. Migliorare l'efficienza energetica attraverso il contenimento dei consumi, incrementare la qualità ambientale con la riduzione delle emissioni e tutelare la salute pubblica grazie ad una maggiore sicurezza degli impianti. È l'obiettivo dei controlli agli impianti termici che a Benevento il Comune ha recentemente affidato all'ASIA, obiettivo per il quale l'azienda ha istituito un tavolo tecnico. Abbiamo invitato le associazioni imprenditoriali, l'associazione dei consumatori, per avviare una sinergia per le attività, appunto, di ispezione e controllo affidate all'ASIA con, appunto, deliberazione del Consiglio Comunale. È stato un primo momento di confronto, abbiamo un po' analizzato le bozze di regolamentazione, di disciplinari tecnici, la bozza della Carta della Qualità del Servizio, sottoponendola, appunto, alle associazioni, auspicando che anche attraverso una maggiore partecipazione un po' di tutti i soggetti, un po' di tutti gli stakeholder, si possa arrivare alla condivisione di questi documenti che regolamenteranno in senso tecnico e amministrativo il servizio sul territorio. Un momento fondamentale per creare sinergia e agevolare gli utenti e gli installatori della città nell'applicazione di una normativa che, pur esistente da anni, non era mai stata messa in campo. I controlli vanno nel solco di una normativa che, ricordo a tutti, è rimasta disapplicata nel Comune di Benevento per anni, ferma dal 2000. Questi incontri che stiamo facendo vanno anche nel segno di una calmerizzazione un po' dei prezzi sul territorio, che vadano a garantire innanzitutto un servizio di qualità e poi che questo servizio sia, appunto, effettuato e praticato a un prezzo competitivo. Un 57enne di Salerno è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari per truffa. La Guardia di Finanza l'ha sorpreso con documenti di identificazione e reddituali falsi, carte d'identità, buste paga, dichiarazioni fiscali e certificazioni uniche che l'indagato avrebbe utilizzato per ottenere illecitamente da vari istituti di credito finanziamenti di grossi importi o assegni circolari. Ad Avellino, all'inaugurazione dell'autostazione, si consuma l'ennesima lite, festa De Luca. I due non si salutano neanche, il governatore ha fatto un miracolo in 2 anni, ma volano bordate. Passerella politica, dice il sindaco, dovuto diffidarlo per avere i fondi dei PIX. Ci sono voluti 35 anni per inaugurare l'autostazione di Avellino, un'opera che ha richiesto in tutti questi anni circa 30 milioni di euro per il suo completamento. Questa mattina il taglio del nastro alla presenza del governatore De Luca sarà operativa a ottobre. 30 anni per quest'opera. Come? Abbiamo lavorato con grande determinazione, abbiamo dovuto fare la rescissione contrattuale, ripartire con l'appalto da zero, ma mi pare che in 2 anni abbiamo raggiunto un risultato davvero straordinario. Quest'opera consentirà di avere collegamenti rapidi della città di Avellino
con tutti i capoluoghi della regione, con le università della regione, con la regione Puglia, Lazio. 24 stalli per i bus, un parcheggio da 220 posti auto, 52 locali commerciali, panchine intelligenti dove poter ricaricare PC e cellulari. Ma non mancano le polemiche. Il sindaco Festa, non presente al momento del taglio del nastro e che non ha neanche salutato il governatore, non usa mezzi termini. Se mi trovaste ad inaugurare un'opera senza agibilità e senza collaudo tecnico-amministrativo, cosa mi direste? A voi la risposta anche sulla vicenda autostazione. È una casualità ovviamente che oggi sia 7 settembre e che il 25 settembre si voti, queste sono tutte coincidenze. Ma il gelo tra i due non si ferma qui, De Luca a margine annuncia che è pronto a firmare i fondi PIX destinati ad Avellino, il sindaco chiarisce come è andata effettivamente. Io ho diffidato il governatore dopo 6 mesi a firmare la rimodulazione dei PIX che il comune ha già ottenuto 5 anni fa, quindi non c'è nessun finanziamento nuovo, abbiamo chiesto solo di rimodulare qualche somma, l'ho diffidato. Immaginando poi di chiedere i danni ove mai avesse proseguito con i ritardi. Inizio dell'anno scolastico tra mille incognite a Salerno, il calo della natalità penalizza soprattutto i rioni collinari che rischiano accorpamenti di diversi istituti. Sentiamo il piano del comune. Un invito a ragazze e ragazzi a mettere da parte per un momento l'effimero dell'apparenza, dei beni materiali e dei social, per concentrarsi sulla realtà, inseguendo il cuore. Cita Papa Francesco, ma anche San Matteo, l'arcivescovo di Salerno, Andrea Bellandi, nella lettera aperta agli studenti in vista dell'inizio dell'anno scolastico. La campanella che sta per suonare in città dovrà fare i conti con alcuni problemi, a cominciare dal rischio stangata per i costi della mensa. Noi siamo in dirittura d'arrivo per un nuovo capitolato, quindi con una gara europea. Speriamo di riuscire a mantenere i prezzi che non dico dell'anno scorso, ma con quel minimo di previsione di aumenti, perché purtroppo questi aumenti sono quotidiani e quindi non speriamo di non aumentare ancora. Tra le altre criticità, anche il calo demografico che sta penalizzando soprattutto i rioni collinari. Lì abbiamo proceduto a un accorpamento di due plessi e quindi tutti i ragazzi sono spostati a Giovi Casapolla in attesa di realizzare dei lavori che potessero rendere più agibile la scuola di Giovi Piegolelle. Naturalmente per tutte le altre scuole vanno avanti i lavori di ristrutturazione. Volevo solamente precisare che abbiamo in atto una progettazione per oltre 17 istituti scolastici e siamo in attesa che ci vengano approvati. Ed era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata con i programmi di 8 Channel.